Le ultime notizie sul caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si susseguono senza sosta. È appena giunta la notizia che potrebbe cambiare le sorti del caso. Alessandro Basciano è stato rilasciato ed è ora fuori dal carcere. A confermare la notizia è l'avvocato di Basciano, il quale ha rilasciato dichiarazioni importanti a favore del suo assistito. Oggi abbiamo ascoltato le prime parole di Sophie Codegoni dopo l'arresto del suo ex compagno. L'influencer ha voluto spiegare al mondo come abbia preso la difficile decisione di denunciare il padre di sua figlia per stalking, una scelta necessaria per proteggere se stessa e soprattutto la piccola Céline Blue. Nonostante le parole di Basciano rivolte a Sophie, sembra difficile pensare a una seconda possibilità, ma le autorità hanno deciso di rilasciarlo. Secondo l'avvocato, Basciano è estraneo ai fatti che gli vengono contestati ed è stato usato come capro espiatorio. L'avvocato ha sottolineato che Alessandro è stato massacrato dai media e che è distrutto per la gogna mediatica subita. Ora si attende la decisione del giudice sulle misure cautelari da adottare. Nel frattempo, Sophie Codegoni sta ricevendo sia sostegno che critiche. Dopo le dichiarazioni dell'avvocato di Basciano, diversi opinionisti e esperti di gossip hanno iniziato a sostenere la versione del DJ. Al momento, Basciano ha deciso di non rilasciare dichiarazioni dopo essere uscito dal carcere. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che si preannuncia complessa e controversa. Speriamo che questa brutta storia possa trovare presto una soluzione per il bene di Sophie.